Salve a tutti, benvenuti. Ho visto che su YouTube molti fanno, anche con molte visualizzazioni, ma io non è che lo faccio per quello, ma comunque molti fanno i video raccontando la propria vita, quello che fanno, quello che hanno fatto, quello che faranno, il proprio lavoro, eccetera. E io voglio anch'io raccontarvi qualcosa della mia vita. Cercherò di essere breve, non farò un video lunghissimo, di ore, ma cercherò di essere breve. E spero che questo video vi piaccia, e quindi lasciate un mi piace se vi piace. Se... Altrimenti è uguale, io lo faccio lo stesso, non è che... Comunque, ecco, spero che vi piaccia. Bene, questo video si intitola, poi lo vedrete scritto sopra, comunque questo video si intitola La mia vita contro il diavolo. E allora comincio tornando indietro di qualche anno. Bene, io alcuni anni fa, anzi diversi anni fa, ho avuto un gravissimo incidente stradale. E ancora oggi ne porto le conseguenze. Certo, non ho avuto grandi problemi fisici, però comunque da quel giorno mi sono uscite fuori alcune piccole ernie. E ho sempre quindi dolori da tutte le parti, eccetera, del corpo. Ma non sono qui per raccontare i miei problemi fisici. Ma volevo, insomma, iniziamo dall'incidente. Quindi, come dicevo, io anni fa, diversi anni fa, ho avuto un gravissimo incidente stradale. Praticamente a un certo punto si è staccato un pezzo della macchina, che non si è mai capito bene quale sia questo pezzo che si è rotto e si è staccato. Comunque deve essere un pezzo collegato al motore, adesso non so bene dire qual era il pezzo. Comunque si è staccato questo pezzo dalla macchina. Premetto che la macchina era nuova, appena comprata. E era una Toyota Paseo. E si è staccato questo pezzo della macchina. E quindi non sono riuscito più a controllare la macchina e sono finito praticamente. La macchina ha sterzato da sola, non so come, ha sterzato da sola a sinistra. Ho provato a raddrizzare la macchina, ma non ci sono riuscito perché lo sterzo si è bloccato a sinistra. E quindi sono finito contro un muro. E poi, oltre che finire contro il muro, ho anche poi causato anche altri danni. A parte il muro che si è rovinato, beh, un muro non è quello, ma ho anche rotto una cabina dell'Enel, una cabina della Telecom, una conduttura dell'acqua, eccetera. Tutti i danni che mi sono stati addebitati, quindi ho dovuto pagare io le spese di rifare per riaggiustare, insomma, queste cabine. Questa conduttore d'acqua. Poi dopo non so dirvi quanto tempo, no, poi durante l'impatto, quando mi sono schiantato contro il muro, ho cominciato a vedere tutto grigio. Ho visto tutto un fumo, come tutto grigio, grigio scuro. E poi sono finito all'inferno. Sì, sono finito all'inferno. Quindi, dopo l'impatto con il muro, e dopo aver visto tutto questo fumo grigio, sono finito all'inferno. Quindi praticamente ho visto com'è l'inferno. Io premetto che prima non ero, cioè sì, sono cattolico da sempre, ho fatto la comunione, eccetera, eccetera, ma no, ero uno che non frequentava chiese,
non pensava a leggere la Bibbia, non pregava, eccetera, cioè, come alla fine, come la maggior parte, diciamo, come tanti cattolici o cristiani di oggi, che alla fine sono cattolici o cristiani, insomma, solo a parole. E non dico che ero ateo, ma insomma, praticamente per me, come se tutto quello che riguardasse la religione fino a quel punto non esistesse. E quindi da quel momento sono andato all'inferno. Quindi non dico che non credessi all'inferno, io ho sempre creduto che esistesse l'inferno, però. In quel momento ho potuto vedere che effettivamente esiste, anche perché ci sono finito, e ho visto com'è l'inferno, come si sta e tutto quanto. E dopo non so dirvi quanto tempo, mi sono risvegliato che ero steso a terra, questo me lo ricordo benissimo, ero steso a terra, e la macchina era anche più di 1 chilometro da dove mi trovavo io, lontanissima. Allora mi sono risvegliato tutto pieno di dolori, ferite, eccetera. E da quel momento ho cominciato ad avere problemi alla schiena, ma mal di schiena, mal di gambe, mal di braccia, mal di collo, mal di testa, eccetera. E questi dolori ancora non sono, praticamente dopo anni ancora non sono passati. Sì, ho fatto varie risonanze. E risulta che ho delle piccole ernie che mi comprimono i nervi. E certo, però non sono proprio espulse, quindi non sono da operare, però comunque mi danno molto fastidio. E adesso poi comunque a distanza di anni adesso sto facendo fisioterapia dall'osteopata per cercare un po' di alleviare questi dolori. Poi chi ha delle ernie anche non completamente, dicevo, scusate l'interruzione, dicevo, poi comunque chi ha delle ernie anche non completamente spuzze, anche fuoriuscite di poco, comunque può capire la mia situazione. E comunque ecco, sono qui a raccontarvelo, niente di grave, ecco. E quindi, come dicevo, ho visto l'inferno, sono stato all'inferno. Ma poi col tempo ho capito che era lo stesso Dio che voleva che vedessi com'era l'inferno e per far capire anche agli altri che esiste. Allora da quel momento ho iniziato a documentarmi sull'inferno. Ho cominciato prima di tutto a leggere quello che c'era sulla Bibbia, che riguardava l'inferno, poi ho cominciato a leggere i libri e poi da lì ho cominciato ad interessarmi a tutto quello che riguarda il diavolo e i demoni. Mi sono cominciato anche a occupare di anime dei dannati, eccetera. Questo qui è tutto una conseguenza, è venuto dopo che sono stato all'inferno, ecco. Aver visto l'inferno. Poi non so come dirvi, comunque ecco, penso insomma, dopo un po' di tempo nella mia vita è entrato a far parte Padre Amort. Come non so se come saprete, Padre Amort è stato che adesso è morto da poco, a 91 anni. È stato il più grande esorcista forse della storia, ma comunque dei nostri tempi, oltre che il più famoso, perché i suoi libri sono stati tradotti in quasi tutte le lingue del mondo. Insomma, era uno che per diffondere la parola, oltre che mettere in guardia i cristiani che l'inferno è sempre aperto sotto i nostri piedi, insomma, stava sempre anche in televisione, scriveva molto. Aveva diretto diversi giornali e ha fatto migliaia e migliaia di esorcismi. Perché, come dice lui, quando c'è praticamente un calo di fede, come è in questi nostri tempi, anche a causa di molti religiosi, di molti vescovi o cardinali, anche colpa anche di diversi, se è stata questa qui colpa anche di diversi papi, non è che io dico le cose come stanno.
non è solo colpa dei fedeli, ma è anche colpa della gerarchia ecclesiastica in generale. Allora, quindi Padre Amort metteva in guardia, il suo principale obiettivo, scopo di vita era di mettere in guardia le persone che l'inferno è aperto sotto i nostri piedi, quindi è molto facile finire all'inferno. E questa cosa poi ce la ricordava anche un santo napoletano del 1700, che era Santo Alfonso, diventato poi anche dottore della Chiesa, a cui anche Padre Amort era devoto. Che praticamente Sant'Alfonso, come diceva anche Padre Amort, ci diceva che praticamente è molto facile finire all'inferno e molto difficile finire il paradiso. Anzi, Sant'Alfonso diceva pure che l'inferno è pieno, il paradiso è quasi, rispetto all'inferno, si può dire quasi vuoto, che è difficile andare in paradiso perché, come dicono anche tutti i santi, come è da tradizione, si sa che praticamente Dio ci ha messo sulla terra per metterci alla prova. Se siamo fedeli a Dio e facciamo opere sia di carità ma anche facciamo anche rinunce, allora possiamo, se siamo quindi fedeli fino alla morte a Dio, possiamo arrivare a giungere in paradiso. Ovviamente bisogna non peccare, se pecchiamo confessarci, fare opere come ho detto di carità e anche una vita di rinunce, perché è più facile che un miliardario, uno ricchissimo, finisca all'inferno che vada in paradiso. E va bene, questo era quanto. Quindi Padre Amort è entrato nella mia vita. E quindi, non a caso, quindi, ho dato il titolo a questo video, La mia vita contro il demonio. Quindi ho cominciato, quindi, da quando ho avuto l'incidente, a leggere centinaia, dico anche migliaia di libri. Ho letto tantissimi libri, mi sono documentato su tutto quello che c'era di possibile, di scritto sull'inferno, sui demoni, sul diavolo, su Lucifero, su Satana, eccetera, eccetera. Poi negli ultimi tempi, negli ultimi anni, con Padre Amort ci siamo sentiti soprattutto con lettere. Ogni tanto lui mi scriveva, ogni tanto scrivevo a lui mi rispondeva, perché Padre Amort, pur di diffondere il suo messaggio, eccetera, lui rispondeva anche a tutti quelli che gli scrivevano. Infatti ho qui una lettera che mi ha inviato Padre Amort. Poi pensavo anche, visto il mio cambiamento di vita e quello che era avvenuto dopo l'incidente, volevo entrare in un istituto religioso. Non dico diventare sacerdote, quello non ho mai pensato, ma volevo comunque entrare in un istituto religioso. Allora sono andato a parlare con un frate, insomma, poi sono venuto a conoscenza degli istituti secolari, cioè che si poteva prendere i voti però rimanere nel mondo, quindi vivere nella propria casa, continuare il proprio lavoro. E un bel giorno ho scoperto su internet il sito internet dell'istituto dei missionari della Regalità di Cristo, che oltre ad essere un istituto formato da sacerdoti, c'è anche la parte secolare. E sono stato diversi giorni in Vaticano in discernimento per capire se dovevo entrare in questo istituto secolare, quindi prendere i voti. Poi, mentre mi trovavo insomma al Vaticano, non proprio dentro il Vaticano, ma comunque dentro un istituto del Vaticano, insomma, vicino al Vaticano, poco fuori porta San, proprio per Piazza San Pietro. E ho capito che non dovevo entrare a far parte dell'istituto dei missionari della Regalità di Cristo. Anzi, ho proprio sentito in quei giorni di discernimento
la Madonna, la voce della Madonna, che mi diceva che dovevo io stesso fondare qualcosa. Però non erano parole molto chiare, ho sentito solo che dovevo fondare qualcosa, mi diceva che dovevo fondare qualcosa. Allora, insomma, all'inizio pensavo che io stesso avessi dovuto fondare un istituto religioso, invece poi ho capito che non era così. Allora ho fondato un'associazione internazionale, perché così ne potessero far parte sia sacerdoti, sia religiosi che laici, per accogliere tutti. Questa associazione si chiama Associazione Internazionale Convento Virtuale Apostoli del Cuore Immacolato di Maria. È un'associazione proprio dedicata a Maria, la Madre di Dio. E questa associazione, grazie sempre a Dio e a sua madre, che è stata fondata già da qualche anno, conta più di 10.000 iscritti, che ringrazio tutti. Non so se vedranno questo video, ma comunque ringrazio ugualmente. Poi in questi anni comunque la mia amicizia con Padre Amort è sempre continuata e a un certo punto ho chiesto a Padre Amort, perché io ho sempre avuto, cioè da quando ho avuto l'incidente, che quindi sono stato all'inferno, come detto prima, e ho sentito il desiderio di diventare un demonologo. Volevo diventare un demonologo, solo che non ci sono scuole o università per diventare demonologi. Allora, dopo aver studiato, come ho detto, letto e quindi studiato su centinaia, direi migliaia di libri, ho letto tantissimo, tantissimo. Tutto quello che riguardasse, ho letto tutto quello che riguardava l'inferno, il paradiso, gli angeli decaduti, gli angeli buoni, i demoni, eccetera, ho letto tutto, tantissimo. E soprattutto cose che riguardavano l'inferno. Anche oggi continuo sempre a documentarmi. Le mie letture non sono finite, i miei studi comunque continuano. Allora, volevo diventare un demonologo. E quindi, come ho detto, non essendoci scuole o diplomi o cose o studi da fare specifici, dopo aver, come dicevo, ripeto, dopo aver letto tutti quei libri, aver studiato tutti quei libri, ho chiesto a Padre Amort di farmi un esame sugli studi che avevo effettuato, visto che, essendo Padre Amort il più grande esorcista, il più grosso esperto mondiale su questi temi riguardanti l'inferno, il diavolo e i demoni, ho chiesto a lui di farmi un esame. E sempre in questa lettera che vi ho mostrato prima, questa qui che ha voluto poi queste cose metterle per iscritto, ha scritto e dice, insomma, mi ha dato come voto un molto bene. Poi mi ha dato anche altri consigli che sono anche messi per iscritto nella lettera, per continuare i miei studi sull'inferno, cose da leggere, persone da contattare, eccetera, eccetera. E quindi anche se ti ho detto, se non esistono scuole o diplomi o studi specifici, comunque io sono un demonologo. Quindi sono, no, un esperto di temi che riguardano l'inferno, oltre a quelli che riguardano il paradiso, ma soprattutto temi che riguardano l'inferno, il diavolo, i demoni, eccetera, eccetera. E quindi da quel momento, anche sono stato investito, come diciamo che sono diventato demonologo, ho iniziato anch'io, tramite la mia associazione, a cercare di salvare più anime possibili, perché più anime possibili vadano in paradiso e non finiscano all'inferno. Certo, anch'io non sono perfetto, però comunque ho cercato di salvare più persone possibili. Infatti lo scopo primario dell'associazione Convento Virtuale è l'evangelizzazione, per cercare di salvare più persone possibili, metterle in guardia, che è molto facile andare a finire all'inferno
è molto difficile finire in paradiso. E comunque dipende da tutto quello che facciamo noi, della nostra vita. E comunque dobbiamo sempre chiedere l'aiuto di Dio nella nostra vita, perché è una vita difficile, perché come ho detto prima, il Signore ci ha messo sulla terra per metterci alla prova. E quindi è stato a noi essergli fedeli fino alla morte, per andare poi a godere con lui della sua vita in paradiso. E quindi è nata questa associazione. E quindi vi ho parlato della mia associazione, la prima associazione, perché poi ne ho fondate anche altre, ma di religiose due. Poi, come ho detto, da poco tempo Padre Amort se n'è andato, e che io sempre comunque ho considerato un santo, ma non solo io, ma tante persone. Comunque Padre Amort ci ha lasciato e ha lasciato un grande vuoto. E ho sentito anche il bisogno di continuare la sua opera, non di esorcista, perché gli esorcisti possono essere solo sacerdoti ordinati dai vescovi, ma nella sua opera di divulgazione. Io deciso io di continuare la sua opera di divulgazione. E poi, per riconoscenza a questa grande figura della nostra epoca e un santo, ho deciso di fondare, dopo pochi giorni della sua morte, un'altra associazione religiosa. Ho sentito il dovere e il bisogno di fondare questa associazione. Ho sentito proprio che me la chiedeva proprio il Signore anche. E questa associazione è l'Associazione Internazionale Amici di Padre Amort, che già, anche se appena nata, sta già un buon numero di membri, e di questo sono molto felice. E quindi le mie due associazioni che sono internazionali, e sono l'Associazione Internazionale Convento Virtuale Apostoli del Cuore Immacolato di Maria, che è la prima che ho fondato già da diversi anni, e poi questa nuova, che ho appena fondato, e l'Associazione Internazionale Amici di Padre Amort. Poi, se volete, mi trovate su Facebook, Twitter, Instagram, eccetera. Potete iscrivervi alle mie associazioni, alle vostre, insomma, tramite Facebook, facile. Bene, poi non ho parlato comunque del mio vero e proprio lavoro. Questo non ne ho parlato, anche perché, diciamo, queste associazioni, queste cose, la demonologia, l'angiologia, certo, non portano denaro, anche perché io faccio queste cose gratuitamente, non chiedo donazioni, non chiedo soldi, non chiedo niente a nessuno, perché portare il messaggio divino deve essere una cosa gratuita. Sì, qualche volta ho ricevuto qualche 5-10 euro come tributo, come donazione volontaria, ma io non ho mai chiesto niente. Le mie associazioni non chiedono mai niente. Sia ben chiaro questo, eh? E quindi vi ho parlato di questo. Adesso vi parlo del mio lavoro, che poi è un lavoro che non è che mi permette veramente di campare, diciamo. Comunque, qualche soldo mensile riesco a racimolarlo con questo mio lavoro. Diciamo che io diciamo, quando avevo già 12 o 13 anni, io già ero un DJ. Poi, diciamo, verso i 14-15 anni ho cominciato anche a fare DJ o disc jockey alle feste, soprattutto alle feste di compleanno dei miei amici. Poi i miei amici magari avevano altri amici che mi chiamavano per le loro feste di compleanno, eccetera. Poi ho scoperto un sito internet, e poi è andata quindi una conseguenza, diciamo, da DJ, oltre che il DJ, diciamo, adesso faccio anche sono anche un compositore musicale. Diversi anni fa, ho scoperto un sito internet che forse è stato il primo sito internet mondiale di musica online, che si chiamava Vitaminic, che
Era, il sito italiano si chiamava vitaminic.it, poi c'era vitaminic.com.de.osbr, cioè, era un sito che, diciamo, di livello globale, venne diffuso in quasi tutto il mondo questo sito. E lì ho caricato, diciamo, alcune delle mie canzoni che ho composto, alcune delle prime canzoni che ho composto con un vecchio computer, perché sono ormai passati già diversi anni. E diciamo, una delle mie canzoni che avevo caricato su questo sito, dove tutti le potevano scaricare e ascoltare, ha raggiunto i 3 milioni di ascolti. Sono stato anche premiato, eccetera, eccetera. Ho tutto in una cartellina, ho stampato tutto per ricordarmi, per il ricordo di questo evento, insomma. Quindi una delle mie canzoni, che era una bossa nova, è stata ascoltata da 3 milioni di persone. Diciamo, un traguardo che neanche a volte persone, diciamo, cantanti o compositori, anche i più conosciuti di me, riescono a raggiungere. E quindi in questi anni ho portato avanti sia la composizione musicale, sia il fatto di essere un DJ, e anche ho portato avanti sempre la demonologia. Quindi quello che faccio io, io sono un DJ, compositore musicale e anche un demonologo. Però diciamo che il mio primo lavoro è la composizione musicale. E mi trovate su internet come Cesco DJ, basta scrivere Cesco DJ. Non solo, poi diciamo, per pubblicare, per stampare, quindi diciamo, per incidere i CD, i dischi, le cassette, le inizi, eccetera, eccetera, ho fondato anche una casa discografica, che si chiama Magic World Studios. È una piccolissima casa discografica, perché alla fine ho attrezzato per la composizione musicale, per la casa discografica, ho attrezzato una stanza, diciamo, di casa mia, ecco. Non questa dove sto rivendendo, un'altra che trovate tra i miei video. E quindi, ripeto, io quindi sono un demonologo, un DJ e un compositore musicale. Ovviamente il mio lavoro è DJ e compositore musicale, anche se come tanti cantanti, artisti, eccetera, è molto difficile con la musica riuscire a guadagnare per campare, diciamo, per avere uno stipendio mensile. Ma comunque ho ricevuto comunque tante soddisfazioni e qualche soldo si riesce comunque a rimorare mensilmente. Ecco, non mi posso comunque lamentare. Non diventerò ricchissimo, anche perché non voglio proprio diventare ricco. Anche perché i soldi sono, come dicono tanti, lo sterco del diavolo. Quindi, però preferirei riuscire a riscimolare i soldi per uno stipendio mensile. E finora non ci sono riuscito, ma comunque qualche soldo mensilmente arriva. E come ho detto io, potete trovare sia la mia casa discografica che me su internet. Basta cercare o Cesco DJ o Magic World Studios. Magic World Studios è meglio se lo scrivete tutto maiuscolo, ve lo dico. E sono presente anche su iTunes, Spotify, Deezer e vari. Ecco, bene, vi ho raccontato tantissimo di me. Poi ci sono altre cose molto più intime che adesso non ho voglia di raccontare, magari le racconterò in un altro video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Certo, io non sono uno molto. Sono uno anche molto timido, quindi per me è vero che sono da solo a casa mia, però per me è difficile espormi in video. Quindi spero che sia venuto bene questo video. Poi
io, come non so se lo sapete, ma ho deciso di non né montare né tagliare né modificare video. Io faccio tutto come viene, dico quello che mi sento di dire, anche se sono cose magari possono dare fastidio, ma io dico quello che mi sento senza tagli e cose. Invece vedo molti youtuber che tagliano, cuciono video, cose, invece io preferisco fare un video intero, senza tagli, senza montaggi e basta. Ecco, comunque come dicevo, se vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto non lasciate niente, questo mi sentivo di dire, alla prossima.